Ecco, allora riprendiamo le nostre riflessioni, benvenuti. Riprendiamo le nostre riflessioni e dopo aver illustrato in un qualche modo questo amore di Dio per noi attraverso il tema della creazione, in cui Dio si crea un partner, con la chiamata di Abramo, in cui Dio sceglie quest'uomo perché diventi portatore della benedizione su tutti gli uomini, su tutta l'umanità. Vorrei prendere un terzo esempio, che di nuovo non va da sé, è il tema della elezione di Israele. La elezione di Israele, sapete che è un tema molto, molto forte, molto utilizzato nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Non si può immaginare la salvezza dell'umanità quasi indipendentemente da questa elezione di Israele, una cosa che ci dà fastidio, diciamolo tranquillamente, cioè perché noi quando sentiamo parlare della elezione di Israele abbiamo un'idea della elezione che sicuramente non corrisponde a quella che è la tematica biblica della elezione. Quindi è un tema problematico, però vorrei mostrarvi come anche in questo tema c'è ancora una volta la manifestazione di una precedenza dell'amore di Dio su qualunque altra attività degli uomini. Quando noi pensiamo alla elezione di Israele, questo tema ci è problematico perché ci è difficile pensare diversamente che nel vedere una pretesa di Israele di essere come il prediletto di Dio, come di essere il popolo che lui ha scelto per custodirlo presso di sé, come se Israele fosse un po' il cocco del buon Dio, insomma. E questo ci dà fastidio, tanto più che immaginiamo che proprio da questa consapevolezza di Israele ne deduca tutta la sua politica, e anche una politica chiaramente di razzismo, insomma, come vediamo oggi in terra di Israele. Allora, pensiamo che Israele pensa che già che sono eletto da Dio posso fare qualunque cosa, comunque Dio mi ama e quindi posso anche bastonare i miei nemici, posso anche maltrattare i palestinesi che vivono accanto a me, intanto Dio mi ama e non fa niente. Ora, questo non è il tema della elezione come lo vede la scrittura. Vorrei richiamare a un testo che avete sotto i vostri fogli, per quelli che sono stati dati adesso, al capitolo 7 del Deuteronomio. Capitolo 7, versetto 7 a 11, sono proprio i versetti, cioè il testo per eccellenza, se posso dire, della consapevolezza di Israele rispetto alla elezione. Lì è Mosè che parla nel nome di Dio e dice: il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri.
Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattato liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re di Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che io oggi ti prescrivo. Come si vede, l'elezione di Israele nasce nell'amore di Dio per Israele. Ti ho scelto, dice il Signore, perché vi ho amati. Ti ho scelto perché il Signore vi ama. E non c'è nessun merito da parte di Israele. Non è perché siete numerosi che Dio vi ha scelti. Anzi, siete il più piccolo di tutti i popoli. Non è perché siete potenti, perché siete sapienti, perché siete belli, no. Siete un valore nulla. Magari proprio per questo Dio ha amato questo popolo. È un popolo che nessuno ama e quindi Dio ha deciso di amarlo. Voi eravate schiavi, proprio perché eravate schiavi, Dio ha preso cura di voi e vi ha amato, per liberarvi. Cioè Dio ha amato un popolo che nessuno amava, che tutti disprezzavano, che si era ritrovato schiavo del popolo d'Egitto. Cioè, è una cosa un po' simile che troveremo nel Nuovo Testamento, nella lettera di Paolo ai Corinti, nella prima lettera di Paolo ai Corinti. A un certo momento Paolo allude ai membri della comunità di Corinto e dice loro questo, capitolo primo della prima lettera ai Corinti, versetti 27 e 28. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. E ancora, quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono. Cioè, vedete, l'elezione non trova negli esseri umani che sono stati scelti, non trova nessuna motivazione, se non il fatto di essere disprezzato, di non valere nulla. Dio ha amato puramente gratuitamente questo suo popolo. E quindi l'elezione non può in nessun caso essere un privilegio. Non è un privilegio, è una responsabilità che coinvolge l'intera vita, come mostra l'evidenza l'elezione dell'eletto per eccellenza, Gesù. Semmai il privilegio dell'eletto che fu Gesù, sarà di
essere condotto a una morte ignominiosa sulla croce, esposto quasi affisso davanti a tutti, nudo, di fronte alla derisione e alle beffe dei passanti. Semmai questo è il privilegio dell'elezione. Elezione significa essere arruolati da Dio per essere testimoni, per essere vettori dell'amore di Dio per gli altri, per tutti. Nell'Antico Testamento c'è una figura che viene anche chiamata come l'eletto e di cui si dice per quale motivo Dio lo ha eletto, non a causa di un atteggiamento che ha fatto lui, ma in vista di qualcosa. Si è eletti non perché siamo bravi o gentili o belli, ma in vista di qualcosa da fare. E quel eletto che ricapitola un po' tutti gli eletti dell'Antico Testamento è la figura del servo del Signore che troviamo in Isaia nei capitoli 42 e seguenti. In Isaia 42 c'è la presentazione di questo servo. Capitolo 42 di Isaia, i versetti 1 e seguenti. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto delle nazioni, non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega e distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, ti ho formato, ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi. Cioè, una elezione del servo per essere testimone dell'amore di Dio agli altri. E in particolare questa espressione molto forte, per essere alleanza di popolo, luce delle nazioni. Non soltanto alleanza per il popolo di Israele, ma, perché c'è il parallelismo dei versi, per essere alleanza letteralmente di un popolo e luce delle nazioni. Quindi quel popolo di cui il servo è il segno dell'alleanza è il popolo dell'umanità, le nazioni, il popolo costituito dalle nazioni. L'alleanza che Dio fa con l'umanità è la luce per le nazioni che sono l'umanità. C'è tra l'altro in questo testo del primo canto del servo un'espressione molto caratteristica in cui si dice che egli non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Qui probabilmente il testo allude a una pratica giudiziaria del tempo di Isaia, in cui quando si formulava una condanna a morte, c'era un messo che veniva inviato dal tribunale con un bastone e una lampada, una lanterna. E questo qua si recava nella casa del condannato a morte e lì rompeva la canna e spegneva la luce per dire: ecco, la tua vita è finita. È come questo bastone sarà rotto, è come questa
questa lampada che brillava, ma adesso è finita. Ebbene, il servo non farà questo, quindi non viene ad annunciare una condanna a morte, ma viene ad annunciare una sentenza di vita. Quindi il servo, l'eletto, quello che Dio ha scelto, è perché sia portatore di vita, portatore di speranza, portatore di luce al mondo intero. La stessa espressione si ritrova al capitolo 49 di Isaia, sempre al capitolo 49, versetto 6. Dice il Signore al servo del quale si sta parlando: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giuda e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino alle estremità della terra. Qui il servo non è soltanto colui che annuncia il ritorno del popolo di Israele dall'esilio in Babilonia sulla sua terra. Siamo nel un testo che è stato scritto al tempo dell'esilio, verso la fine dell'esilio. Il servo non è soltanto colui che dice: adesso sta finendo il vostro esilio, ritornerete in terra di Israele, ma addirittura sarà lì per manifestare che l'amore di Dio per Israele in realtà è un amore che Dio riversa su tutte le nazioni, che si trasforma in salvezza per tutte le nazioni. Ecco, questo è il ruolo della elezione. Israele, in quanto popolo eletto, è colui che attesta di fronte alle genti che Dio è un Dio di salvezza per tutti, non soltanto per Israele, per tutti. Come per Abramo. Abramo era l'eletto grazie al quale la benedizione sarebbe caduta su tutte le famiglie della terra, così per Israele. Israele è stato strappato dalle viscere dell'Egitto per manifestare l'amore di Dio, ma non soltanto per Israele, ma un amore di Dio che si riversa anche sugli egiziani. Ecco, allora qui faccio una divagazione su questo tema, perché è un tema un po' difficile. Certamente non siamo abituati a leggere l'uscita di Israele dall'Egitto in questa chiave, però è qualcosa che mi sembra si trova veramente nel testo, quantunque non si pensa tanto a questo. Cioè, quando dico l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto non è soltanto la dimostrazione dell'amore di Dio per Israele, ma anche per l'Egitto. C'è difficile immaginare che quelle scene terribili, insomma, delle piaghe di Egitto siano segno di amore di Dio per l'Egitto. Cioè, appunto per questo che io vi propongo questo testo, perché lo leggete abitualmente in un altro modo, non voglio che semplicemente siate confermati nella vostra idea solita, per vedere che davvero il tema dell'amore di Dio, cioè, è un tema dominante anche sui testi che sembrano contrari a quello che noi pensiamo essere l'amore di Dio. Riprendiamo questo elemento. Allora, siamo sempre nel libro dell'Esodo, il tema della liberazione dall'Egitto comincia molto prima degli episodi. Ricordate che al capitolo 3 dell'Esodo abbiamo Mosè che è fuggito dall'Egitto perché aveva ucciso un egiziano, ha preso paura e quindi è fuggito. E poi, pascolando il gregge di colui che è diventato suo suocero,
si trova a un certo momento ai piedi del Sinai e lì vede una cosa strana, un roveto che brucia, che abbiamo visto, abbiamo intravisto stamattina nel momento di preghiera all'inizio, quando Dio rivela se stesso a Mosè. Ora, mentre Dio rivela a Mosè chi egli è, aggiunge anche che Dio ha scelto Mosè per andare a far uscire dall'Egitto il popolo ebraico. E gli dice: va dal faraone e di al faraone lascia partire il mio popolo perché possa servirmi a qualche giorno di cammino dall'Egitto. E Dio aggiunge: io so che il faraone rifiuterà di lasciarvi andare. Quindi Dio sa che evidentemente il faraone non vorrà lasciare il popolo. Ma non soltanto perché il faraone dirà: ma insomma, non posso perdere una tale manodopera gratuita che sarebbe un disastro per l'Egitto. Perché Dio dice addirittura a Mosè che il faraone non lascerà partire il popolo di Israele perché Dio stesso indurirà il cuore del faraone. Capitolo 4 del libro dell'Esodo, al versetto 21. Dio stesso indurirà il cuore del faraone. E quindi il faraone dirà di no. E perché Dio agisce in questo modo così strano? Poteva anche far sì che il faraone gli dica: ma sì, andate. Perché Dio procede in questo modo? Allora, in realtà il testo dell'Esodo non ce lo dice, ma un altro testo della Bibbia ci dà una indicazione. Questo si trova nell'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 9, versetto 17. Romani 9, versetto 17. Paolo si pone qui la domanda: perché Dio indurisce il cuore del faraone? E risponde che sta scritto che questo avvenne per manifestare in te, Faraone, la mia forza, così che il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Capitolo 9 dell'Epistola ai Romani, versetto 17. E questo riprende in un certo modo l'espressione che troviamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 9, versetto 16. Dunque, il Signore disse a Mosè, siamo nella settima piaga, quella della grandine. Il Signore disse a Mosè: alzati di buon mattino, presentati al Faraone e annunciali, così dice il Signore, il Dio degli Ebrei: lascia partire il mio popolo perché mi possa servire, perché questa volta io mando tutti i miei flagelli contro il tuo cuore, contro i tuoi ministri, contro il tuo popolo, perché tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Se fin da principio io avessi steso la mano per colpire te e il tuo popolo con la peste, tu ormai saresti stato cancellato dalla terra. Invece per questo ti ho lasciato sussistere, per dimostrare la mia potenza e per divulgare il mio nome su tutta la terra. Certo, dice Dio a Mosè: avrei potuto fulminare Faraone e voi sareste partito, però facendo questo avrei fatto perire tutto l'Egitto.
Invece le piaghe, da quanto risulta qui, sono un mezzo che Dio utilizza per preservare in un qualche modo la sopravvivenza di Israele, dell'Egitto. Ed è quel che dice Paolo, cioè, ci torno ancora, non ho finito il mio ragionamento, è quello che dice Paolo quando dice che Dio ha indurito il Faraone per manifestare in lui la mia forza, così che il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Questo non vuol dire che Dio vuol schiacciare l'Egitto come si schiaccia un insetto, se posso dire, manifestare tutta la mia potenza e la mia forza, lo schiaccio, basta. No, non è questo. Ma manifestare la potenza e la forza di Dio su Israele significa portare il faraone a fare l'esperienza dell'amore di Dio per lui. Allora, non è evidente, cioè sono le piaghe, calamità, catastrofe. Come mai queste cose possono diventare un mezzo per far capire al faraone l'amore di Dio? Non sappiamo esattamente, però effettivamente è quello che avviene nel racconto delle piaghe, perché un po' più in là, al capitolo 9, versetto 27, cioè subito dopo quello che vi ho appena letto, capitolo 9, versetto 27, scoppia la grandine, c'è cioè, catastrofe. Allora il faraone fa chiamare il Mosè e gli dice, capitolo 9 versetto 27: questa volta ho peccato, il Signore è giusto, io e il mio popolo siamo colpevoli, pregate il Signore. Ci sono stati troppi tuoni violenti e grandine. Vi lascerò partire e non dovrete più restare qui. Quindi, a questo punto, il faraone ha riconosciuto di essere peccatore. Non soltanto lui, ma anche il popolo d'Egitto. E quindi supplica Mosè di pregare perché finisca la grandine e poi lo lascerà partire. Evidentemente non è quello che capita. Mosè prega, la grandine si cessa e subito dopo il faraone si indurisce di nuovo, non vi lascio andare. E quindi altre piaghe che continuano. Fino all'ultima grande piaga, la morte dei primogeniti. Quando si arriva a questa ultima piaga, di nuovo abbiamo un testo molto significativo che ci riferisce quel che succede nel cuore del faraone. Al capitolo 13, che è appunto il capitolo in cui si racconta della morte dei primogeniti di Egitto, capitolo 13, versetto capitolo 12, versetto 32, si legge questo: il faraone allora convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e gli israeliti, andate e rendete culto al Signore come avete detto, prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi come avete detto e partite, benedite anche me. Benedite anche me. Cioè l'uscita dall'Egitto, l'uscita di Israele dall'Egitto finirà per essere per l'Egitto l'occasione della sua benedizione.
per il popolo di Israele, per il popolo d'Egitto e per il faraone. C'è un bel midrash, cioè un racconto rabbinico che dispiega un po' questo episodio, che è molto carino, perché fa del faraone colui che si mette a cantare il salmo, un salmo della Bibbia. Ascoltate. Mentre venivano colpiti i primogeniti, il faraone si alzò, si recò di notte da Mosè e Aaron, come scritto che il faraone fa chiamare Mosè e Aaron. E disse a loro: alzatevi e uscite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele, e andate a servire il Signore come vi ho detto. È quello che abbiamo appena letto. Gli risposero: siamo forse noi dei ladri per fuggire di notte? No, usciremo soltanto quando farà giorno, come ci ha ordinato il Signore, che ha detto: nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. Allora il faraone disse loro: ma allora tutti gli egiziani saranno morti. Infatti gli egiziani facevano pressione sul popolo, affrettandosi a cacciarli fuori dal paese, perché dicevano: stiamo per morire tutti. Mosè e Aaron gli dissero: se vuoi far cessare questa moria, devi dire: ormai voi siete liberi, siete tornati in possesso dei vostri diritti, non siete più miei servi, ma servi del Signore. Sicché il faraone cominciò a gridare: in passato siete stati miei servi, ma adesso ormai siete liberi, siete tornati in possesso dei vostri diritti, ecco siete servi del Signore. E allora, se siete servi del Signore, dovete anche lodarlo, come scritto nella Torah, nel libro dei Salmi: alleluia, lodate i servi del Signore, lodate il nome del Signore. Cioè, è bellissimo, perché mette in bocca al faraone questo canto del salmo, e il faraone convertito che dice: ma adesso se siete servi, allora dovete cantare questo inno, perché è il cantico dei servi del Signore. Evidentemente facciamo un po' fatica a leggere questi episodi delle piaghe d'Egitto come un segno dell'amore di Dio. Però questo è dovuto soprattutto al fatto che noi non condividiamo la cultura che era quella dell'antico Medio Oriente, del V, VI, X secolo avanti Cristo. Questa cultura non era particolarmente sensibile alla realtà dell'individuo. Invece da noi l'individuo è tutto, e quindi ci mettiamo in quattro per salvare l'individuo, la mia persona, il mio io, che è così prepotente. Nella civiltà di allora non contava l'io, ma contava la collettività, il clan, la realtà sociale. E allora, se muore uno, ma che si salva il resto, è una cosa buona al limite, cioè, l'uno che muore in realtà non è una cosa grave. È un po' la stessa cosa che noi possiamo dire a proposito del diluvio, cioè noi vediamo l'umanità che è cancellata dalla superficie della terra. L'antico Oriente vede nel diluvio quelli che salvano l'umanità, Noè e gli altri. Sono scampati e hanno salvato l'umanità. Quindi sono due modi di vedere la stessa realtà. Ebbene, nel caso delle piaghe d'Egitto è un po' la stessa cosa. Noi vediamo i massacri, vediamo le catastrofe, vediamo tutti questi orrori e diciamo: ma insomma, che Dio cattivo. In realtà il Medio Oriente antico non vede tanto questo, ma vede attraverso questo un cammino che permette al faraone e al suo popolo di scoprire
che Dio è un Dio di amore e che l'uscita dall'Egitto diventa il motivo di benedizione per l'Egitto. Facciamo fatica a vederlo, però credo che sia molto importante perché è una logica, è una dinamica che percorre un po' tutto l'Antico Testamento e che è certamente una chiave per leggere tanti episodi. E allora, in particolare, una delle cose che deriva da questo è che noi mettiamo tanto l'accento sulle catastrofi, sulle piaghe, mentre forse non sono neanche capitate. Cioè, è un fatto letterario, se posso dire. È come dire, Dio utilizza una strategia, una pedagogia per portare il faraone a riconoscere che Dio è il Signore e che è il Dio che benedice l'umanità. Infatti, cioè, si possono benissimo interpretare tutte queste piaghe come dei fenomeni naturali. Cioè, ad esempio, l'acqua che si trasforma in sangue è un fenomeno che avviene regolarmente nel Nilo perché è dovuto a delle alghe che si trovano nel Nilo. E quando nascono queste alghe nell'acqua, l'acqua si guasta, le rane escono dai fiumi e si mettono a girare per la città, per le campagne, ci sono le zanzare che ci si mettono, si può vedere un po' in una successione di eventi naturali che vengono reinterpretati in funzione di questo intento, cioè l'uscita dall'Egitto provoca evidentemente la conoscenza da parte di Israele di un Dio che lo ama, ma che lo ama e che lo elegge perché anche il suo amore si riversi sull'Egitto e quindi su tutte le nazioni. Ecco, non so se avete seguito questo discorso che è un po' tortuoso, però che mi sembra molto importante perché ci mostra che la lettura della scrittura, cioè, pone problema, non è una lettura facile, però credo che quando abbiamo una chiave come quella del Dio di amore, anche i testi difficili possono essere letti in un altro modo di quanto si pensa la prima occasione. Detto questo, vorrei ancora illustrare questo elemento del punto di partenza che si trova in Dio e mai nell'uomo, è sempre da Dio che procede l'amore. Vorrei fare allusione a un altro testo. Di nuovo che non è evidente, è un bellissimo testo, si trova nel Nuovo Testamento, però non è immediatamente visibile che in questo caso l'amore proceda da Dio. Eppure è quello che dobbiamo riconoscere anche in questo caso. Si tratta dell'incontro di Gesù con la peccatrice in casa di Simone. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 7, i versetti 36 e seguenti. In realtà potremmo prima leggere tutta una serie di testi dell'Antico Testamento ancora che manifestano questo amore di Dio e vorrei soltanto accennare al profeta Osea. Osea è un profeta del tutto significativo a questo riguardo perché riceve l'ordine da parte di Dio di sposare una prostituta. Va, prendi una prostituta, amala. Avanti. Scusa.
Questa vita di Osea, che vive questo matrimonio con questa Gomer, la prostituta, che poi si mostra molto infedele perché continua ad andare verso altri uomini, insomma si prostituisce ancora mentre è moglie di Osea. E questa vita di Osea deve mostrare l'amore fedele di Dio al suo popolo nonostante tutti i peccati e le prostituzioni di Israele. E quindi lì chiaramente Osea sottolinea: anche se voi siete cattivi, anche se voi vi ribellate contro Dio, anche se lo abbandonate, Dio vi ama con una passione senza limiti, come Osea ha amato la sua moglie nonostante fosse una prostituta. Ecco, allora vengo all'episodio della donna peccatrice in casa di Simone. Con questo testo sarà quello che ci permette anche di entrare nel secondo tempo delle mie riflessioni, in cui sarà il ritorno nell'amore. Stiamo sempre nel movimento dell'andata, l'amore che parte da Dio, che viene fino a noi, e poi ci sarà il ritorno. Beh, in questo episodio abbiamo già una parte di risposta del ritorno, che sarà il tema di domani mattina. In Luca, questo episodio che rileggerò subito dopo, segue immediatamente un altro piccolo episodio di cui forse è una specie di illustrazione. Nel capitolo 7 versetti 31 e seguenti. Gesù dice: a chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite, ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. C'è un piccolo episodio caratteristico, vedete sulla piazza i bambini che giocano, c'è una parte che intona dei bei canti e gli altri, anziché rallegrarsi, non si muovono. Allora si mettono a suonare un lamento e quelli lì, invece di fare un lamento, se ne fregano oppure si mettono a ballare. Cioè si reagisce al modo inverso di quanto si potrebbe immaginare. Conclusione che Gesù tira da questa parabola, che deve illustrare la reazione della gente di fronte a Giovanni Battista e a Gesù, è che la sapienza è stata riconosciuta giusta dai suoi figli. È strano come conclusione. Cosa c'entra? Allora, proprio l'episodio che sto per leggere mi sembra essere un po' una illustrazione che spiega questo. Ecco l'episodio. Allora, ne leggiamo i versetti 37 e seguenti. Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro, prese i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime, poi
poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere di donna si tratta quella donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono stati perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono stati perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». Ecco un testo che conosciamo bene, però che è molto significativo, anche se un po' contorto di nuovo nel modo di procedere. Mi sembra che appunto questo episodio sia l'illustrazione dell'ultimo detto, che la sapienza è stata riconosciuta giusta dai suoi figli. È una illustrazione di questo. Da una parte abbiamo Simone, il fariseo, il detentore della sapienza, è un maestro stimato della città. Dall'altra parte abbiamo una donna, una peccatrice di quella città, vuole dire una prostituta. All'inizio il fariseo è gentile. Gesù ha appena fatto un attacco contro i farisei, dicendo di loro che diceva: «I farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da Giovanni Battista, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro», perché si sono legati a cose delle loro competenze e non hanno accolto il messaggio di Dio. Cioè questo fariseo si distacca da questo: «Io ti invito, vieni a pranzo da me», non conserva rancore per l'attacco che Gesù ha fatto dei farisei. Però quel invito, come dire, è un po' formale. Cioè, il fariseo invita Gesù, lo fa entrare nella sua villa. A quanto pare Luca pensa a una specie di villa romana, con la grande sala da pranzo, che è un triclinio, sapete, con dei divani a forma di cavallo, di ferro da cavallo, e poi tutti sono sdraiati per mangiare. Cioè, infatti il testo dice che Gesù si sdraiò per mangiare, quindi un banchetto tra gente per bene, insomma, si fa un bel pranzo. Durante questo pranzo
Ecco, entra questa donna che certamente è un disturbo. Ma lì no, riuniti tutti uomini che mangiano sapientemente, radunati attorno al rabbino e al suo invitato, fanno discussione seria, entra questa donna. Non si dice come sia riuscita a entrare, quale stratagemma ha utilizzato, però Luca si interessa soltanto ai sentimenti che vengono espressi, sentimenti che sono espressi dalla donna attraverso i gesti che compie, espressi da Simone attraverso delle parole che Gesù riesce a leggere, nonostante siano parole che il rabbino, che il fariseo dice tra sé. Allora, i pensieri della donna non sono esplicitati, ma si vedono quello che fa. C'è una insistenza in particolare sui piedi di Gesù. Lei bagna i piedi di Gesù, li asciuga, li bacia, li cosparge di profumo, tutti gesti inusuali e magari anche sconvenienti in quel momento, però sono i gesti consueti di una prostituta. Quando viene un cliente è quello che si fa, lo si prepara, lo si pulisce e poi avviene quello che si fa da una prostituta. L'unica cosa che non è normale per una prostituta è che mentre fa questo a Gesù piange. Questo una prostituta magari lo fa però per conto suo, non davanti al cliente. E che cosa sono questi gesti? Ma questi gesti perlomeno mi sembra indicano l'indegnità di quella donna. L'indegnità che questa donna si riconosce. Io sono solo buona ad essere calpestata dai piedi degli uomini, sembra il suo messaggio. Questa insistenza sui piedi. Tu dovresti calpestarmi con i tuoi piedi, invece non l'hai fatto. Non osa chiedere nulla, ma piange. E questo pianto contiene una richiesta, contiene una supplica, non espressa, però che indica perlomeno la confidenza di chi sta, che nonostante il suo peccato sta davanti alla misericordia. Già questo sembra indicare che questa donna fa parte di questi figli della sapienza che rendono giusta o che riconoscono la giustizia della sapienza. Questa donna è figlia della sapienza, perché con questi gesti ha riconosciuto in Gesù colui che è la sapienza. Invece i pensieri del fariseo sono espressi attraverso delle parole che Gesù riesce a leggere nonostante non le dica ad alta voce, e questi pensieri sono: se costui fosse un profeta saprebbe che genere di donna è quella che lo tocca, è una peccatrice. Poco prima dell'episodio che leggiamo c'era il racconto della risurrezione del figlio della vedova di Nain in Galilea, un piccolo villaggio. Ricordate questa vedova che porta il figlio alla tomba e incontra il corteo di Gesù che sta per entrare nella città, e poi Gesù fa risorgere questo bambino.
Al che tutta la folla grida: non abbiamo mai visto qualcosa del genere, è apparso un grande profeta. Quindi la gente di Nain ha proclamato Gesù un grande profeta. Invece il fariseo dice: se costui fosse un profeta, saprebbe che donna è quella lì. Poi il modo con cui Luca dice queste parole, mette in bocca al fariseo queste parole, indica tutto il disprezzo del fariseo per quella donna. Saprebbe che genere di donna è quella che lo tocca, è una peccatrice, proprio il disdegno più violento. E quindi la prima cosa che viene espressa, a parte questo disprezzo per la donna, è: Gesù non è un profeta, perché se no saprebbe. Allora, che Simone neghi che Gesù sia un profeta non è scandaloso, perché infatti Gesù ha detto se stesso che non era profeta, in un qualche modo. In quei versetti, proprio tra l'episodio di Nain, che è all'inizio del capitolo 7, e poi questi che leggiamo che è alla fine, c'è un piccolo dialogo su chi è Giovanni Battista. Gesù dice: non è nato qualcuno di più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Allora, il più piccolo è quello che viene dopo Giovanni Battista, che è più giovane di Giovanni, cioè Gesù. E quindi Gesù dice di sé: io sono più piccolo di Giovanni Battista, ma in realtà sono più grande di lui, cioè sono venuto dopo, sono più giovane, però sono più grande di lui. Giovanni Battista non era soltanto un profeta, era più di un profeta, diceva Gesù anche lì, è più di un profeta. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Dice Gesù. Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli, cioè Giovanni Battista, è colui del quale sta scritto: ecco dinanzi a te mando il mio messaggero davanti a te e gli preparerà la tua via. Cioè proprio più di un profeta. E se Gesù è più di Mosè, più di Giovanni Battista, allora Gesù è ancora molto di più di un profeta. Cioè, l'errore di Simone è che quando ha detto di Gesù che non è profeta, va a cercare nel meno di un profeta che cos'è Gesù. Mentre Gesù dice: sì, hai ragione di dire che non sono profeta, però non devi cercare nel meno quel che sono, devi cercare nel più. Giovanni è più di un profeta e io sono più di Giovanni, quindi dovevi cercare nel di più. Ed è appunto quello che illustra la parabola che Gesù racconta a Simone. Rispondendo ai pensieri del farineo, cioè è strano di vedere che il testo indica quello che il farineo pensa tra sé, e poi subito dopo, rispondendo, Gesù dice, cioè lui non ha parlato, però Gesù ha letto le sue parole e risponde a queste parole. Credo che è una parola che è stata dimenticata o che è stata cancellata dalla CEI. Gesù disse allora al farineo. Gesù rispose al farineo. È caratteristico. Cioè Gesù ha letto le parole del fariseo e risponde a queste parole.
E Gesù lo interpella proponendogli una parabola molto semplice. Ci sono due debitori, uno un grande debitore, 500 denari, che tutto sommato sono l'equivalente di una paga di un operaio per un anno e mezzo. Invece l'altro deve 50 denari, che è la paga di un operaio per un mese e mezzo. Quindi una piccola somma, tutto sommato, anche se di una certa importanza. E siccome non possono restituire né l'uno né l'altro, condono a tutti e due. Quale dei due lo amerà di più? Beh, evidentemente non è molto difficile, il fariseo risponde senza difficoltà, ma evidentemente sarà colui al quale ha condonato di più. Con questo che cosa fa Gesù? Illustra quello che sta vivendo. Ci sono davanti a lui due persone, c'è Simone e c'è la donna. Allora, Simone ha accolto Gesù un po', come dire, senza grande entusiasmo, però lo ha invitato, lo ha servito, gli ha dato un pasto, lo considera come un uguale a lui. Certamente Simone si riconosce peccatore come tutti gli uomini, però un peccatore che tutto sommato ha bisogno di un perdono ordinario, se posso dire. Non c'è bisogno di un grande sforzo per perdonare i peccatucci del fariseo. Quindi il fariseo ha accolto Gesù con questi sentimenti, che sono un po' tiepidi, se posso dire. Invece quella donna è stata stravagante nel suo modo di accostarsi a Gesù. E quindi Gesù, da questi due atteggiamenti, risale alla sorgente dalla quale viene questo atteggiamento. Se chi ama di più è perché gli è stato perdonato di più, vuol dire che nei casi di Simone e della prostituta, a Simone è stato perdonato poco, e alla donna invece è stato perdonato molto. E se la donna si esprime in questo modo, vuol dire che già sa di essere perdonata. È per questo che Gesù non dice, nonostante dice la traduzione, i tuoi peccati sono perdonati al presente, ma lo dice al passato, i tuoi peccati sono stati perdonati prima ancora che tu arrivassi da me. È per questo che Gesù non risponde alla domanda chi può perdonare i peccati. Gesù non ha fatto niente. Ha soltanto constatato dall'atteggiamento di quella donna che Dio aveva già perdonato alla donna, come aveva già perdonato a Simone. Però Simone ha ricevuto un perdono abituale, quella donna ha ricevuto un perdono prezioso. E la preziosità e la straordinarietà dell'amore che Dio ha avuto per quella donna, lei lo esprime attraverso questo suo atteggiamento stravagante nei confronti di Gesù. Lei ha riconosciuto in Gesù colui che era la personificazione del perdono di cui aveva fatto l'esperienza. Quindi vedete, anche in questo caso, nonostante noi ci fermiamo soprattutto sull'atteggiamento di Simone o l'atteggiamento della donna, diciamo quanto hanno amato, il racconto in realtà risale al prima. Cioè, se c'è stato questo atteggiamento dell'uno e dell'altro è perché prima c'è stato un amore di Dio enorme
verso la donna che lei ha captato e lo riconosce attraverso il suo atteggiamento, che è un atteggiamento di gratitudine. Invece Simone, che si sente poco perdonato, esprime la sua gratitudine con un piccolo gesto, cioè ti accolgo, mangiamo insieme, una cosa simpatica, però non è straordinario. E la conclusione che Gesù trae da questo episodio è che quando si dice ma chi è che può rimettere i peccati, insomma Gesù si può immaginare che dica ma io non ho fatto niente, non ho rimesso i peccati a nessuno, ho soltanto constatato che a te è stato perdonato il tuo peccato già che tu ti sei comportato così, e quindi ti posso dire con certezza la tua fede che hai manifestato in quel gesto, che è quello di aver captato la misericordia di Dio, la tua fede ti ha salvato. Ma Gesù non ha strettamente fatto niente, ha soltanto constatato quello che avveniva. E in questo senso è davvero più di un profeta, è la sapienza, è la sapienza. Cosa dice allora questo testo? Non che la donna ha ottenuto il perdono dei suoi peccati e la salvezza a causa del suo grande amore che ha testimoniato nei confronti di Gesù, bensì che ha riconosciuto in Gesù colui che le aveva manifestato l'amore, la misericordia di Dio per lei. Per cui si fa in quattro per ringraziarlo. Dalla grandissima gratitudine della donna, Gesù ha scoperto la sua fede. Essa ha saputo di essere stata amata da Dio ancora prima di entrare da Simone. Anzi, è entrata da Simone per dire grazie a Dio che è stata amata. E questo mi ricorda un ultimo testo che vorrei che leggo e poi concludo con questo, nell'Antico Testamento ancora, al capitolo 31 del libro di Geremia. Abbiamo un testo famoso che è il testo relativo alla nuova alleanza. Geremia 31, versetti 31 a 34. Ecco verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dall'Egitto. Alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quel giorno. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Cioè l'accento che vorrei mettere su questo testo è l'ultima frase. Cioè la nuova alleanza non è soltanto che non ci sarà più bisogno di istruirci gli uni gli altri, per cui non siamo ancora entrati veramente nella nuova alleanza, già che ci dobbiamo ancora istruire gli uni gli altri. Però la cosa fondamentale di questa nuova alleanza è che quel che precede tutto è io perdonerò i loro peccati. Dio comincia col perdonare, poi a partire da lì discutiamo, se posso dire. Cioè questo è veramente espressione dell'Antico Testamento, cioè noi siamo abituati a vedere nell'Antico Testamento un Dio cattivo, un Dio feroce, ma l'Antico Testamento è pieno di queste affermazioni splendide in cui Dio afferma e ripete e ribadisce io sono amore, io sono misericordia, io non sono altro che amore. Tra l'altro,
con questo concludo, voi sapete che il nome di Dio è dato dal tetragramma divino che si legge solitamente Yahweh, non si sa in realtà come si pronuncia questo nome, però è un verbo, cioè una forma che è una terza persona dell'imperfetto, cioè dell'incompiuto, di qualcosa che dura, di un verbo che sarebbe il verbo Hawa, di cui si dice solitamente che è una forma antica del verbo Haya, che vuol dire essere, perché nel libro dell'Esodo, quando Dio si rivela, comincia col giocare con il verbo essere: io sono colui che sono, tu andrai dal faraone e dirai io sono, mi ha detto di dirti, è il Signore. Quindi abbiamo tutte le forme che derivano dal verbo essere. E quindi si pensa che Hawa, da cui deriva il nome di Yahweh, deriva da questo verbo Haya. E dimenticare che esiste un'altra radice, che non è presente nell'ebraico biblico, però che si trova nelle lingue semitiche e che si trova nell'arabo attuale, il verbo Hawa, che vuol dire amare. E quindi Yahweh potrebbe voler anche dire non egli è o egli sarà, ma si potrebbe anche dire che quel verbo, quel termine vuol dire io amo, Dio ama. Questa è la caratteristica del Dio anche dell'Antico Testamento. Vabbè, questa è una parentesi senza grande forza, ma che segnalo a termine. Ecco, questo era per il primo tempo della nostra riflessione, insistere su questa precedenza assoluta dell'amore di Dio per noi. Lui è la fonte, la sorgente dell'amore. Non sappiamo ancora bene che cosa sia l'amore, non sono sicuro di potervelo spiegare, ma almeno sappiamo che se c'è un amore non viene da noi, viene da Dio. E quindi è da Lui semmai che impareremo come amare. Ecco, allora domani vedremo il movimento di ritorno. Riceviamo l'amore, come rispondiamo? Andata e ritorno. Questo sarà il tema di domani mattina e pomeriggio, prenderemo questi elementi sotto.